highlights. Corre con ancora imbattute, pari in tutto, punti, gol fatti e subiti, 5 cambi rispetto alla partita con Benugia, il primo minuto di Tugno dal 20 regna, tanto Torino, domani è venerdì, Meazzi nel 3-5-2 del Lentella, ci sono due novità, lo spagnolo Guio e al fianco Guio di Santini, che è preferito a Castelli, e sia Tunis al posto di Corbani al 24esimo, c'è questa prima insidia per il Pescara con il destro di Bariti, che viene pescato, uno splendido lancio dal suo compagno di squadra, il difensore centrale Tiritello, il capitano dell'Entella, non inquadra lo specchio, grande occasione, grande chance per l'Entella, 40esimo, il Pescara reagisce, il ricamo qua, di Mezzi, ottimo colpo di destra, dunque sfortunato il Pescara proprio al 40esimo della prima frazione di gioco, il parziale non si schiava, non l'avrei tolto, 0-0. Siamo ora con le immagini, sempre nel primo tempo, al 43esimo, viene perso un pallone sanguinoso, non lo sarà per fortuna, perché il destro di Guiu, leggermente largo, dopo aver sterzato e saltato Pellacani, ha perso una brutta palla a centrocampo della Pescara. Il gol al 57esimo, bellissimo. 12esimo della ripresa, batte il corner a Messi, comunque il colpo di testa. Perfetto di Balzania, primo gol con la maglia della Pescara dopo 5 realizzati nella stagione 2017-18 in Serie B, torsione Poggio se l'hanno detto imparabile. Poggio veramente un gol che si dà, rivediamo con attraverso il vabbè Gozzo, rispetto a Delicarli, si blocca la situazione, esultanza di Luca Balzania, 87esimo, vediamo che cosa qua succede dopo. C'è il gol di Valdene, ci siamo bloccati in corso d'opera, l'unica parata compiuta da Prizzani nel corso di tutta la partita sul trequartista ex Virtus Verona, si distende, sventa il calcio d'angolo del suo difensore biancazzurro. Poi al 92esimo la pressione della formazione di casa, c'è questo cross, fa suo il pallone, presalta senza problemi del suo difensore biancazzurro Alessandro Prizzani. Nel finale dovremmo vedere l'ultima azione della partita, sarei stato contento se avessi segnato il gancio. Qua però poteva fare molto meglio, va alla conclusione che viene frustrata dal portiere dell'Entella Siaunis, dopo 5 minuti di recupero termina l'incontro, dunque a Chiavari, Pescara batte Entella 1-0 per la gioia dei 108 tifosi della Pescara al seguito, Pescara da solo in testa alla classifica con 14 punti.